Ecco questo spettacolo che insomma mi ha fatto un po' rabbrividire, non solo quello che lui ha detto, ma soprattutto il fatto che le persone che erano lì ridessero e applaudessero a quello che appunto lui diceva. C'è stata una lettera del presidente di Arezzo Autismo, Andrea Laurenzi, che tra l'altro è un cortonese, insomma, e chiamando in causa in questo caso Chiara Gagnarli, che è la senatrice, insomma, eletta. Deputato. Deputata, scusami, del Movimento 5 Stelle. Ecco, intanto perché non ha risposto Chiara? Tra l'altro, insomma, nel confronto che ha avuto, ad esempio, con la redazione nostra, è sempre stata molto qui, ha sempre risposto a quello che chiedevamo. E cosa ne pensi di questa vicenda? Ecco, io ho avuto anche modo di confrontarmi con Andrea Lorenzi. Io innanzitutto premetto che, come dire, da quello che posso io, chiedo scusa per se qualcuno si è offeso, posso garantire che non era assolutamente l'intenzione di Beppe Grillo, perché Beppe Grillo, come dire, fa spettacolo più che politica, ormai sempre più è orientato verso il fare spettacolo. Lo Certo, facesse con altri argomenti, insomma, è no? Nel innegabile, ma senso, io ho visto con altri molti, toni, come dire, insomma. sì, è anche vero che nel mondo dello spettacolo se ne ho sentite anche di peggio e via discorrendo. Fermo restando Ha chiesto che in un scusa Matteo, quindi contesto, prendiamo atto che politico sono d'accordo che forse era, perché comunque agiva in un contesto politico in quel è un momento, leader politico, no? è innegabile che Beppe Grillo sia legato e sarà sempre legato al Movimento 5 Stelle, quello che ci ha fondato e noi non lo rinneghiamo di certo, anzi. Come dire, il Movimento 5 Stelle poi ha fatto anche, come dire, si è evoluto, no? In questi anni, tant'è che ora il capo politico è Luigi Di Maio, non è più Beppe Grillo. Beppe Grillo è una persona che fa spettacolo da tanto tempo, sa Comunque io credo come che funziona la come dire, comunicazione. le famiglie che sono rimaste fortemente offese da queste dichiarazioni, il fatto che lui sia un leader politico non gliene freghi granché, cioè semplicemente è stato molto offensivo e si aspettavano delle scuse. Poi appunto è stata chiamata in causa Chiara Gagnarli, ma perché è il riferimento, ecco, nel territorio. Però insomma intanto Matteo pubblicamente ha chiesto scusa e quindi No, ma insomma, io va ripeto, bene insomma, così. se non era certo nostra, sono sicuro, tantomeno sua intenzione offendere nessuno, era questa metafora forse un po' forzata appunto di paragonare i politici, ma come molte volte si fa anche in contesti politici, cioè si paragonano a altri tipi di, come dire, altre problematiche, insomma, no, io non. Insomma, Matteo, non si fa, non si fa. Però.